Allora, io ho fatto l'Accademia di Belle Arti, pittura, e dopo ho frequentato un corso di oreficeria tradizionale e ho imparato le tecniche di base. Dopo il corso di oreficeria generica che ho fatto a Firenze, ne ho fatto un altro di oreficeria etrusca, in un paesino vicino a Siena, dove ho imparato appunto le tecniche della filigrana e granulazione e poi contemporaneamente ho iniziato a lavorare per conto mio, quindi mi sono creata un piccolo laboratorio a casa e ho iniziato a praticare. Poi piano piano ho aperto una prima attività insieme a una socia e adesso sono qui da sola con il laboratorio. Lavoro argento, rame e oro. Più o meno si lavorano tutti nel solito modo, chiaramente c'è l'argento un po' più morbido e il rame è un po' un materiale un po' più povero, quindi spesso insomma, si ossida, però è comunque insomma, un bel materiale da lavorare. Tutti gli oggetti partono dalla fusione. Dopo la fusione si ottiene un lingottino così che poi viene trafilato nella trafila e diventa sempre più sottile fino a diventare un filo. Con il filo che abbiamo realizzato prima con la fusione ci possiamo fare, per esempio, la cosa più banale degli anellini, prendendo un'anima tonda e avvolgendo il filo così. Con questo sistema vengono fatte le catene, gli anelli, poi si trafora. In questo modo si ottengono degli anellini che vengono dopo chiusi e saldati. Poi si mette della borace per far sì che la saldatura scorra e non si ossidi l'argento e nel momento in cui il pezzo diventa incandescente si aggiunge la saldatura. Poi il pezzo viene rifinito e lucidato. Se è previsto l'uso di pietre, bisogna fare dei castoni o delle griff che possano tenere le pietre, quindi poi c'è la fase dell'incassatura che quella la fa una persona specializzata in questa cosa. Tutti gli oggetti hanno il marchio di fabbrica che è un timbro, sì, sono questi. Praticamente c'è il timbro del titolo, quindi l'argento è 925 millesimi e l'oro 750 millesimi, e poi c'è il timbro che è il marchio di fabbrica dell'artigiano che l'ha prodotto, che è una specie di targa, in modo che in qualsiasi momento l'oggetto può essere riconducibile a chi l'ha fatto e si può dimostrare che appunto ha usato l'argento con questo titolo o l'oro. Non è sempre chiaro il lavoro che c'è dietro a ogni oggetto, perché in effetti siamo sempre più abituati a trovare le cose già pronte. Anche solo per preparare il pezzo di partenza ci sono dei passaggi che hanno bisogno di accortezza, perché comunque il metallo lo devi anche un po' ascoltare, cioè no, dopo un po' che lo martelli si rompe se continui, quindi devi osservare il colore, devi ascoltarlo proprio. Perciò, insomma, l'oggetto finito non è fatto a mano, non è mai come un oggetto di fabbrica, perché ha proprio tutta un'altra vita. Questo procedimento non è conosciuto, magari uno lo capisce, lo scopre indossandolo l'oggetto. Una volta che ce l'hai, allora ti rendi conto, però non è detto che tutte le persone abbiano questa consapevolezza, insomma.